Devo chiedere scusa a tutti gli utenti dell'acqua di Berceto perché sono stati disturbati dall'arrivo di quattro bollette, cioè in pratica la copia della stessa fattura dell'acqua che gli è arrivata quattro volte. È dovuto a un errore informatico del cervellone delle Poste Italiane, alle quali abbiamo demandato il compito di stampare le bollette e di spedirle. Sono quegli errori informatici che in pratica non ha colpa nessuno, che però possono succedere e succedono, e quando succedono creano dei disagi non piccoli. È giusto assumersene la responsabilità, anche se è dovuta alle poste, perché il servizio è comunque un servizio comunale, e mi dispiace perché con questa bolletta che riguarda maggio, giugno, luglio e agosto del 2017 eravamo riusciti a sistemare tante cose, tanti errori nell'indirizzario che avevamo in precedenza. E poi c'è anche da dire che, basandosi sulle due letture veramente fatte nell'agosto del 2016 e nel 2017 dal nostro addetto Paolo Del Piano, è difficile anche sbagliare le bollette e gli importi delle bollette. Può capitare perché l'errore umano di una lettura errata o sbagliata o di inserire un dato sbagliato può capitare, però è stato veramente molto molto ridotto con questa fatturazione, seconda fatturazione del 2017. Tra un mese metteremo la terza fatturazione del 2017, poi saremo in linea con i vari mesi e le varie scadenze che sono quelle di tre volte all'anno. Può succedere che ci siano degli errori, però c'è anche una grandissima comodità di cui ne sono orgoglioso. C'è un numero di telefono al quale non risponde una segreteria telefonica, cioè non è un numero verde, ma risponde una persona in carne e ossa, un addetto che è del piano Paolo, allo 0525 629 212. Gli orari dell'ufficio con i quali si può parlare con l'addetto per vedere se ci sono degli errori, quando non si è sicuri di un importo, è sempre bene parlarne e accertarsene. Sono tutti i giorni dalle 8 alle 13 e il lunedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18. È un servizio comodo, soprattutto adesso che tutte le società di distribuzione, di servizi, luce, telefono, gas, eccetera, eccetera, fanno parlare prevalentemente con delle segreterie telefoniche. Noi crediamo di svolgere un buon servizio. Ringrazio, ancora mi scuso per questo inconveniente, ovviamente, delle quattro o tre fatture, tutte uguali, ne va pagata solo una.